La psoriasi non è soltanto una malattia della pelle. Una persona su tre con psoriasi, infatti, presenta o potrà sviluppare un'artrite psoriasica, una malattia infiammatoria autoimmune, cronica e potenzialmente invalidante, che interessa soprattutto le articolazioni. La psoriasi è una patologia cutanea che si manifesta con chiazze, prevalentemente con delle chiazze biancastre o rosse che fanno prurito e che desquamano. L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica, cioè che colpisce le articolazioni, quindi un'artrite che si verifica in persone che soffrono già di psoriasi, oppure che hanno una familiarità di primo grado. Per la psoriasi. È una patologia che ha un'espressività clinica molto eterogenea, cioè va da forme abbastanza lievi, per le quali magari qualche ciclo di antinfiammatorio può essere sufficiente, a forme che invece sono abbastanza gravi e possono essere anche rapidamente invalidanti, che invece vanno trattate in maniera molto più energica. L'artrite psoriasica colpisce diversi organi, per cui è essenziale la presa in carico del paziente da parte di un team multidisciplinare, che comprenda tra gli altri il dermatologo e il reumatologo. Il primo sintomo spesso è cutaneo, quindi di fatto il dermatologo è la prima figura professionale che va a intercettare questo tipo di paziente. E quindi è importante che possa essere per noi reumatologi già un primo filtro nei confronti di certi sintomi caratteristici della patologia. Spesso la diagnosi è tardiva e viene effettuata quando ormai i danni articolari sono irreversibili. Grazie alla ricerca, in futuro si potrebbero individuare con un semplice esame del sangue le persone con psoriasi che sono più a rischio di sviluppare l'artrite psoriasica. Davanti a una persona che soffre di psoriasi, noi non abbiamo degli strumenti né clinici né strumentali che ci permettono di capire se nel tempo svilupperà anche una patologia artritica. Quindi l'idea è quella di andare a identificare una serie di marcatori proinfiammatori circolanti nel sangue, che in pazienti con psoriasi possano essere predittivi di sviluppo anche di artrite. Questo consentirebbe non solo la possibilità di una diagnosi precoce, ma probabilmente anche lo sviluppo di linee quasi preventive nei confronti di chi con grande probabilità andrà incontro anche allo sviluppo dell'artrite.